Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, stiamo in silenzio perché abbiamo paura che la piccoletta adesso sta buona. Oddio, ci sto già guardando, ansia. Non riesco a mangiare quando c'è lei in braccio, quindi ci stiamo sbrigando. Sbrighiamoci. Sbrigati, apri tutto. Vuole assaggiare il wasabi. Allora, intanto benvenuti in un coso di sushi. Sì. Lara si è presa cetriolo, normali roll al salmone, pasta di soia. Questo wasabi. Io invece ho un poke. Guarda, guarda come lo assaggio. 3, 2, 1. Figlia, perché hai preso questa decisione nella tua vita? Cioè, ormai sei abbastanza grande da decidere se assaggiare il wasabi oppure no, però io non l'avrei fatto. È tutto ok? Oh mio Dio, scusatemi, si è attivato un allarme di fuori. Oh mio Dio, spero che lo tolgano subito, perdonate il casino. Madonna, ma quanto ne hanno messo? Vuoi assaggiare un po' di avocado? Mamma, ma quanto ne hanno messo? Un pizzico alla volta. Ah, ok. Ti pizzica, amore. Allora. Lei usa le bacchette, io invece no. Perché giustamente mi è stato detto, Chiara, quando mangi con le bacchette sembra che non riesci a prendere niente, quindi. Dentro oggi è molto semplice, c'è solo avocado, salmone, alga wakame, Cioè che fa casino? già che fa casino, mandorla e riso. Ho detto salmone. Sì. È stata portata la salsa con la quale lei si farebbe il bagno. Wow. Sono veramente pazzesche. Non so fare. Metto la salsa di soia. Visto che la salsa di soia è una, la salsa di soia condividila con me. Amore, no, non ti preoccupare, ma lasciala qua, sopra, così non si sporca. Sei emozionata per il ritorno a scuola? Un po' spaventata. Spaventata? Davvero? Da cosa? Rimanente il nostro. I tuoi compagni? Sei contenta di rivederli? C'è qualcuno in particolare che sei contenta di rivedere? Flavio. Ciao. Sei sempre nei nostri pensieri. Però quest'estate mi sa che c'era anche un altro pretendente. Sì, mi sa che ce n'è anche un altro nuovo. Chi è? Meglio The Beautiful. Raffaella, scansate, la tizia di Telegram. È praticamente una tesorina che su Telegram, nei gruppi di Telegram, ogni giorno ci racconta di questa storia d'amore piena di cose che succedono. Una tesorina. Brava. Bravo. Comunque, chi era questo Don Giovanni? Flavio. No, quell'altro, che hai detto quest'altro. Matteo. Eh? L'amico di Sam. L'hai conosciuto quando sei andata dai nonni? In questi giorni siamo andati al bar. Nonno no, perché ci abbiamo all'estero. Lei è nonna. E nonna siamo andati. Dove ci stanno tutti i bambini che gioco. Da ridere, ma che ridere. Questo si può lasciare? Sì, lascialo. La sicura? Sì. Sai cosa vuol dire, no? Se lo lascio. Cioè che tante persone lo vedranno. Dico una cosa. Ok, dimmi. È biondo. Ok, ah, vi dico anche questo. Col fatto che noi incontriamo spesso quando usciamo le tesorine, Lara è consapevole che ci guardano delle tesorine, cioè lo sa, giusto? Lo so, la Zoe che fa casini, giusto? Correggimi se Non ho sbaglio. capito. Tu sei consapevole che quando noi accendiamo la telecamera ci stanno guardando delle tesorine, cioè delle persone vere. Quello che mi piace un po' a Matteo, quindi. Lo posso tenere? Ok. Cioè Lara è molto precisa, non teniamo cose che lei non. Infatti questo MacBang lo vedete a pezzettoni perché mi sta raccontando delle cose che non vuole che ci siano e le toglierò. Quindi, Però quella cosa puoi tenerla. questa cosa la posso tenere, quindi. Solo una cosa. Tu lo conoscevi perché era amico di nostro cugino. Ecco perché. Però scusa, domanda.
Sorge io spontanea. Lo conoscevo da quando sua sorella piccolissima. Sì, ma domanda spontanea sorge. Ma come sei passata da un moro, occhi neri, pece? No, marroni. Ah, marroni? Vabbè, però è molto scuro. A il biondo. Cioè, hai spaziato in un modo allucinante. È incredibile. Eila. Bile. Come va? Comunque quel coso non c'è sempre, solo che come adesso Zoe è libera di gattonare da sola in pace, lo teniamo quando appunto vogliamo che Zoe gattoni in santa pace da sola. Ma ti piace così tanto qua la salsa, mammi? Quale salsa? Mamma! Quale salsa? Comunque c'è qualcosa che ti è mancato quest'estate della scuola, secondo te? Naomi. La tua amichetta, che cosa carina. Non posso dire Naomi. Anzi Maya. Patatine, salsa, agrodolci, pasta. Madonna. Senti, sai che c'è? Anche l'ultima volta l'hai fatto. Me lo prepari uno anche a me, voglio assaggiarlo. Perché l'ha fatto, vi ricordate l'ha fatto anche in un altro MacBook? Quello più grande. Sì, nel MacBook che ha fatto prima di partire per le vacanze di Lecce. Ha fatto sta cosa. Voglio assaggiarla. Aspetta. Non basta, passa. Aspetta. No, amore, troppo che no. Lara, ma è proprio agrodolce, cioè è proprio... È stucchevole, amore. Aiuto. Invece... Non ti piace l'avocado? Che per me invece è una cosa divina. Cioè per me l'avocado... Per me è questo. Io devo dire che Lara non è uscita proprio simile a me in quanto gusti culinari. E qua già vedo i commenti sul e meno male. No, io ho gusti culinari buoni, ho problemi col cibo che è un'altra cosa. Comunque, fatto sta, io amo le verdure. Tantissimo, mi piace tantissimo, madonna, mi piace tantissimo la frutta, io sono proprio amante di queste cose. Non mi piace tanto la carne, preferisco il pesce. A me non mi piace. Lara è venuta l'opposto mio praticamente. Tu Cinerella. Ti mangio il tuo biscotto. Comunque, io faccio anche così. Sì. Io ti dico, la cosa che più mi è mancata di te a scuola... È che mi piace da morire quando ritorni con un bel voto e sei tutta fiera di te. A me questa cosa mi piace tanto. Perché... Io sono convinta di essere... Cioè... Ritorna a casa con un'espressione quando prende un buon voto, eh? Quando prendi un buon voto sembra che cammini a 3 metri di terra. Anche se io sono molto fiera di te, anche se prendi un cattivo voto. L'importante è che ti impegni. Patatine. Oh, scusa, vai. Padre. No, vai, dimmi. Patatine e salsa. Di soia? Patatine e salsa agrodolce. Di soia e agrodolce. Di soia e agrodolce. Vabbè, però... No, devi sbagliarlo. Lo assaggio per te. No, soia, non devi zuppare il biscottino. E pasta. Mio. No, non si zuppa il biscottino, no. Stasera. Allora, lo assaggio solo perché io ti ho sempre detto quando c'è da assaggiare una verdura nuova, prova e poi mi dici se non ti piace. Quindi per rimanere coerente con questa cosa, sto provando questa cosa che mi stai facendo e anche provare. Pasta. Esatto, hai capito perché? Ok. Vai. Mangio. Mamma mia. Benedetto chi ha inventato il poke, poke, poca, poke. Pipì, ok. Purbo. Già quanti denti ho? 1, 2, 3, 4, 5. 5. È tardiva sui denti. Perché? Va un po' più in ritardo rispetto agli altri. Mangia la miseria. Zoe. Ah, non mi morde di Zoe. Lara da piccola era un angelo. Non Zoe, Lara. Alga. Agrodolce. Questa è poi dimmelo. La salsa di soia. Involtino creativo. Che ti stai perdendo? Ottimo! Rimarrò col dubbio figlia.
Comunque tesori, noi ci vediamo nel prossimo video. Quale o che di sotto canto qui canto qui. Beh, si chiama la Chaidra.